Su Topolino numero 3566, Francesco Bacca, affiancato da Danilo Barozzi, torna ad occuparsi di temi astronomici. In particolare va a parlare di un problema particolare che è oggetto di studio della Space Weather, ovvero la, diciamo così, meteorologia spaziale, ovvero quella branca dell'astronomia e dell'astrofisica che si occupa delle interazioni del Sole con il clima della Terra. In particolare nella storia Bacca si va ad occupare dei brillamenti solari o flare, che sono in pratica delle esplosioni di energia molto potenti che avvengono sulla superficie della nostra stella, e queste ovviamente possono avere, come detto, delle influenze sia sul clima della Terra sia anche sulle attività umane. Questo perché si portano dietro dei campi elettromagnetici molto intensi. In effetti, relativamente a questo tema, Francesca Agrati ha anche intervistato, dopo la storia, Filippo Bonaventura, uno dei fondatori del gruppo Chi ha paura del buio. In questo video però non voglio concentrarmi sul tema dei brillamenti solari, e per due buoni motivi. Innanzitutto per l'intervista che Francesca ha realizzato al buon Filippo, e poi perché comunque di questi argomenti ci siamo già occupati su EduInaf. Vi lascio qui in descrizione i link per andare a spulciare tra questi approfondimenti, inclusa l'intervista che realizzai a Francesco Bacca all'epoca della saga del pianeta Ramingo. In questo video, infatti, mi voglio concentrare su una specifica vignetta, una molto particolare, che non solo riesce a sintetizzare molto bene che cosa sia la scienza, qualcosa che ci permette di superare persino le nostre difficoltà, non solo quelle nazionali, quelle che ci separano da nazioni che in teoria dovrebbero essere nostre nemiche, anche le difficoltà personali. E poi, perché in questa vignetta specifica c'è una relazione importante, oserei dire fondamentale, per la fisica. A un certo punto, infatti, Archimede, intellettuale 176, alza nei rispettivi quaderni e denunciano una relazione particolare, C uguale a 1 fratto radice quadrata di mu per epsilon, e cercherò di spiegarvi l'importanza di questa relazione. Iniziamo con il chiarificare il significato dei simboli C e la velocità della luce. Mu è la permeabilità magnetica, epsilon è la permittività elettrica. Vediamo ora in maggior dettaglio cosa sono mu ed epsilon. La permeabilità magnetica è una grandezza fisica che mi dice quanto un campo magnetico esterno è in grado di entrare dentro un materiale e magnetizzarlo, ovvero far sì che le sue molecole si orientino secondo le linee del campo magnetico. La permittività elettrica, invece, mi dice quanto un materiale è in grado di resistere al campo elettrico che gli scorre all'interno. Epsilon e mu in particolare si trovano messi insieme all'interno della legge di Ampère, che è a sua volta la quarta delle quattro equazioni di Maxwell. Le equazioni di Maxwell sono molto importanti perché sono in effetti il primo momento in cui la fisica ha realizzato una unificazione tra i suoi campi, in questo caso il campo elettrico e il campo magnetico. Grazie infatti alle equazioni di Maxwell sappiamo che questi due campi sono in realtà due aspetti di un unico campo che abbiamo chiamato campo elettromagnetico. In particolare il campo magnetico e il campo elettrico sono sempre uno perpendicolare all'altro. Quindi l'equazione C uguale a 1 fratto radice di epsilon per mu, di fatto, è il simbolo di questa unificazione in un'unica relazione che mi permette ovviamente di ricavare la velocità della luce a partire da due costanti che posso misurare in una maniera diversa, mi permette, dicevo, di rappresentare in maniera immediata questa unificazione, che è stata la prima unificazione nella storia della fisica. Spero che l'importanza quindi di questa vignetta
idillia relazione in essa contenuta sia riuscita a passarvi, anche perché ormai il tempo di questo video è giunto alla fine e quindi non mi resta che invitarvi a iscrivervi al canale e attivare la campanella per ricevere le notifiche su tutti i nuovi video caricati. Saluti a tutti!